Poracci della notte, bravi che mi avete azzeccato dei Warriors per PlayStation 2, nonostante la qualità del video. Stefano è stato il più veloce di tutti, mentre David dà una risposta così sbagliata che è addirittura una domanda. Il gioco è Jet Set Radio? Madonna che botta di nostalgia. Magari fosse Jet Set Radio, capolavoro. Ma andiamo avanti. Chi mi riconosce quest'altra pietra miliare del gaming? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi costantemente in ritardo. Se il tempo è denaro, preparatevi a diventare dei poracci, perché questa puntata sarà ricchissima. Ok, se c'è qualcuno che capisce il senso di questa frase che ho appena detto, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Oggi parleremo delle prediction di Jeff Grubb a proposito della possibile presenza di Nintendo ai TGA, del nuovo DLC di GTA Online che vedrà come protagonista Dr. Dre e del ritorno di Sonic. E anche se oggi è festa, la marcia dell'armata poraccia non si ferma di certo. Ora più che mai ho bisogno del vostro aiuto nella campagna che porta alla conquista non violenta di YouTube Italia. Lasciate un paio di like, iscrivetevi più volte attivando molteplici campanelle delle notifiche, così ottimizziamo i tempi. Poi ci sono Instagram, Telegram, Twitch e pure Patreon. Sapete cosa fare. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e oggi questa prima parte sarà dedicata all'angolo della poracciata. Lo sapevate che Nintendo vende da tempo sullo store inglese e da oggi anche su quello nordamericano la dock di OLED senza console? Ok, sulla carta è una buona idea quella di vendere la nuova dock senza console. Per chi gioca principalmente in modalità fissa, l'upgrade alla console OLED non è necessario, ma quella porta Ethernet fa di sicuro gola. La cosa abbastanza assurda è il prezzo, 60 sterline. Circa una settantina di euro. Prezzo di per sé già elevato. Ma la cosa veramente poraccia è che Nintendo vende la dock senza alcun accessorio. Quindi dovrete rimediare un cavo HDMI e anche l'alimentatore. Per ora in Italia non è ancora disponibile questa modalità di acquisto e per quanto capisca la comodità di avere una seconda dock dentro casa, c'è veramente qualcuno così volenteroso di dare tutti questi soldi a Nintendo? Ma anche Sony non scherza in fatto di poracciate. Ieri abbiamo parlato della remaster di Uncharted 4 in arrivo su PS5. E della possibilità di fare l'upgrade a pagamento, spendendo 10 euro nel caso si possedesse già la versione per PS4. E come per magia, sia Uncharted 4 che la sua espansione sono stati fatti sparire dal PlayStation Store, visto che il prezzo budget a cui vengono venduti ormai da anni avrebbe permesso di ammortizzare la spesa prevista di 50 euro per comprare la remaster. Al loro posto è stata inserita una nuova raccolta, che indovinate un po', viene venduta a 40 euro. Più 10 di upgrade e il gioco è fatto. Continuo a pensare che Sony abbia gestito questo periodo cross-generazionale nel peggiore dei modi possibili e dopo lo scivolone di Horizon, anche questa di Uncharted non è stata proprio una mossa elegante. E per chiudere vi ricordo che oggi è l'Halo Day. Alle 19 sarà finalmente disponibile la campagna di Halo Infinite, uno dei titoli più attesi in assoluto degli ultimi anni. Il multiplayer è una bomba, le recensioni sono tutte positive e se avete il Game Pass non vi costa nulla. Il video uscirà dopo la pubblicazione del single player, ma al momento della stesura del copione manca ancora qualche ora. Non vi nascondo che sono parecchio in hype. Spero che anche voi vi possiate godere questo epico e colossale sparatutto. Ne è passato di tempo, ma bentornato Chief. Ma passiamo alle notizie del giorno e non potevamo non aprire con speculazioni e prediction sullo show più chiacchierato del momento, dopo il TG Poro ovviamente. Questa volta è il turno di Jeff Grubb, un nome ricorrente dello show, che durante un podcast si è espresso su quello che secondo lui Nintendo potrebbe mostrare ai TGA. E il buon Jeff ha proposto una visione diversa rispetto alla direzione verso cui molti rumor stanno puntando. La chiacchierata con Nate the 8, un altro insider noto ad esempio per aver anticipato il reveal del pacchetto aggiuntivo dell'NSO, ha fatto emergere degli scenari molto interessanti. Va fatta però una precisazione. Grubb ha semplicemente riferito cosa si aspetta a lui di vedere durante lo show. Le parole che andremo a esaminare non sono state vendute come dei leak o delle soffiate dall'interno. Si tratta di semplici ragionamenti su cosa i due giornalisti credano possa essere mostrata ai TGA. Non prendetele come verità assolute quindi, ma come speculazioni, fatte però da utenti che hanno un certo grado di consapevolezza del mercato e delle sue regole.
Per Grab quindi difficilmente vedremo Breath of the Wild 2 ai TGA. L'annuncio sarebbe troppo ravvicinato al reveal avvenuto lo scorso giugno e per il giornalista sentiremo riparlare di Zelda solo nel 2022, molto probabilmente al prossimo E3 o in un direct dedicato esclusivamente alla serie. Nel caso dovesse essere mostrato qualcosa, potrebbe trattarsi di un breve trailer col nome definitivo e poco più, ma con un'uscita prevista verso la fine del 2022, se non oltre, è più facile che questi dettagli vengano svelati a ridosso dell'uscita del gioco, non con un anno di anticipo. Grab conclude dicendo che è incerto anche su un possibile reveal a tema Metroid, nonostante sarebbe l'occasione perfetta per mostrare una Prime Trilogy Collection o magari la remastered di Prime 1, e ritiene che la cosa migliore da fare sia non aspettarsi nulla di che da parte di Nintendo per quanto riguarda il gaming. Al massimo l'azienda di Kyoto potrebbe presentare il primo trailer del film di Mario. Nate the 8 è sostanzialmente d'accordo con questa versione, ribadendo quanto il nome del progetto non ancora svelato sia in realtà un dettaglio fondamentale in grado di dire molto sul gameplay del titolo. Anche per lui quindi si tratta di un annuncio che vedremo molto più in là nel tempo. Voi poracci cosa ne pensate? Vedremo o no Breath of the Wild 2 ai The Game Awards? Vi accontentereste anche solo del trailer del film di Mario? E proseguiamo con un annuncio dell'ultima ora, che mi ha costretto a riscrivere gran parte del copione di questo episodio. Mi sa che di Ubisoft e degli NFT parleremo un'altra volta. Cosa è successo di così clamoroso? Beh, Rockstar ha annunciato un nuovo story DLC per GTA Online, che vanterà anche un ospite di eccezione, Dr. Dre. Ora, grazie alle fantastiche nuove politiche di Take-Two, non posso mostrarvi nulla del trailer di presentazione, perché significherebbe farsi demonetizzare sicuramente il video. Anzi, non posso mostrarvi proprio nulla di GTA, GTA 5 e GTA Online, quindi, proprio come piace a voi, metterò tutte immagini a caso. Più o meno. Il DLC si chiamerà The Contract e sarà pubblicato gratuitamente la prossima settimana, il 15 dicembre. La storia seguirà Franklin, uno dei tre protagonisti di GTA 5, che dopo aver aperto una società di management per le celebrità è in cerca di un cliente che possa far fare il salto di qualità alla sua attività. L'occasione si presenta quando a Dr. Dre, rapper leggendario, rubano il cellulare dove sono presenti nuove tracce non ancora pubblicate e Franklin si offre volontario di restituire al legittimo proprietario lo smartphone. Rockstar promette una nuova stazione radio, nuove tracce per quelle esistenti, tanti cameo e ovviamente nuove missioni, armi, veicoli e tanto altro. La spifferata di qualche mese fa di Snoop Dogg si è rivelata corretta ed effettivamente Dr. Dre stava lavorando a un nuovo progetto targato GTA, peccato solo che si tratti ancora una volta dell'online di GTA 5. Niente nuovi contenuti in single player per un DLC che allontana ulteriormente la possibilità di vedere nell'immediato un GTA 6. Speriamo solo che Rockstar gestisca al meglio questo contenuto aggiuntivo e che non ripeta i disastrosi errori fatti con la trilogy, anche se uguagliare un pasticcio del genere è praticamente impossibile. C'è qualche poraccio che gioca GTA Online ed è in hype per questo The Contract? E chiudiamo finalmente con una conferma dopo settimane di speculazioni. Le interazioni super imbarazzanti tra Keighley e Sonic hanno se non altro portato i loro frutti, prima ancora della serata dei TGA, e i fan della mascotte Sega saranno di sicuro in hype. Su Twitter è stato pubblicato il primo poster ufficiale di Sonic 2 in uscita il prossimo anno. L'attenzione è tutta sul protagonista, ma svettano anche, come preannunciato dalle fasi finali del capitolo precedente, Tails e un Jim Carrey ormai finalmente trasformato nella celebre nemesi di Sonic. Eggman, Robotnik, fate voi. I fan di vecchia data riconosceranno anche il biplano Tornado, che fece la sua comparsa proprio in Sonic 2 per Mega Drive. Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo 8 aprile, ma durante i TGA vedremo il primo trailer ufficiale. Pronti per farci demonetizzare la live anche questa volta? Yes! Come se non bastasse, Jeff Keighley ha rincarato la dose, ma di brutto. Non solo ha annunciato che il trailer sarà presentato da Jim Carrey e Ben Schwartz, l'attore che doppia Sonic in inglese, ma che inoltre ci sarà spazio anche per il reveal del prossimo gioco di Sonic. Secondo voi si tratterà di Sonic Frontiers, l'open world in tre dimensioni che dovrebbe rivoluzionare la saga, oppure a sorpresa il trailer riguarderà Sonic Mania 2?
ditemi secondo voi qual è più probabile. E questo paracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi intanto nerdate duro, riposatevi, nerdate duro, fate i bravi e poi nerdate duro di nuovo. Io sono il Poro Dre, Michele Sonic, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di videogiochi dove si parla di YouTube.